Hey guys, oggi non lo so, mi andava di giocare a Resident Evil 2 perché mi piace Resident Evil, quindi giochiamo a Resident Evil 2. Ma non ho messo i LED, ragazzi, perché a molte persone sono piaciuti. Però oggi avrei voluto metterli rossi, però no, ragazzi, proprio no. Quindi siamo nel menu. Allora, abbiamo Leon Kennedy e Claire Redfield tra cui scegliere. Ragazzi, per chi non conoscesse Resident Evil 2, beh, siete delle merde. Quindi iniziamo con i costumi. Vabbè, ho sbloccato, insomma, avevo un paio di costumi. Quindi, vabbè, non ci interessano praticamente. Abbiamo due scelte di Leon e Claire a livello di storia. Io credo che farò Leon perché sono una persona normale qualunque. Poi, vabbè, per platinarlo farò Claire. Sì, vabbè, praticamente dice semplicemente: da un paio di giorni non sente niente dalla stazione di polizia, va a controllare e si ritrova nella merda, insomma. Quindi iniziamo. Ma sì, la dieta. Vabbè, ragazzi, nulla, stanno raccontando la storia di sto tipo che questo sta guidando il suo camion. Sente in radio la storia di un tizio che dice: ho incontrato una tizia camminante che pareva uno zombie. Questo dice, insomma. Vabbè, il tizio ha investito quello che sembra essere uno zombie. Io non mi avvicinerei. Vabbè, ovviamente non ha capito che è morto. Ragazzi, eccolo Tamarro, bello e figo, madonna. Ed eccolo qui, ragazzi, Leon. Forse ho passato un po' troppo la luminosità perché non vedo niente. Ragazzi, comunque mi ho messo sia sottotitoli che scritte che testo in inglese, cioè tutto in inglese perché detto cazzo, sono British. Madonna, quanto sei figo, Leon. Andiamo. Buonasera. Permesso. Proprio lui. Ragazzi, questo video sarà con tantissimi tagli, io ve lo dico, se volete cercare walkthrough, questo non è walkthrough, questo è un cazzeggio proprio totale delle prime fasi di gioco, non so neanche se lo porterò tutto il gioco. Ehi, un tizio a terra. You're right, sta sanguinando Leon, sta morendo. Sì, certo, mica si trasforma. Ok, andiamo. Ah, sì, vi vedo, vedo. E no, no, questa là devo saltare, ragazzi, taglio. Ci sono pony divertenti che vomitano arcobaleni in questa parte. YouTube, non censurarmi. Ok. Tizio, senti, io ti eviterei. Cioè, non lo so, perché non so che devo fare questa stanza. Quindi direi di non evitarti. Ok, vabbè. Tu ora ti rialzi, quindi faccio in fretta. Ok, dopo un quarto d'ora di esplorazione ho trovato queste chiavi. Ok, che chi è a caso? Stava la porta, sì, stava la porta chiusa. Ok. Chiavi, chiavi. Sì, non mi interessa. Chiavi, chiavi, apri. Via. Non mi interessa, cioè, ciao. Credo dobbiamo uscire, solo che sono un attimo circondato. Lasciami stare. No, Cristo, no, ti prego, ti prego. Ok. Questa storia finirà male, ragazzi. Primo morso. Vabbè, siamo infetti. Siamo zombie. Non capisco perché loro non diventano zombie. No, aspetta. Io passo per tua mamma. Ragazzi, fuori, fuori. Ah, c'è Claire. Ciao, Claire. Madonna che. Ma, raga, Claire è proprio una bomba, cioè, bella. Bella possente, ecco. Però, secondo me dovete andare via, tipo. Ok, ragazzi. Siamo arrivati a Raccoon City. E, vabbè, credo ci sia. Eh sì, ci sono un paio di zombie. Buonasera. Buonasera. Siamo fottuti. No, ragazzi, non è quello che penso. No. No. Ah. Quello, raga, quello che abbiamo visto nell'intro. Che è stato morso. Brutta storia. Infatti la macchina è esplosa. Claire non è dentro comunque. Però. Leon. Lì. Ok. Leon fatto di ferro, ragazzi. Cioè, Leon è immortale, bello, figo, carismatico, immortale. Cioè, la donna perfetta per me. Claire dice che è viva. Ok. Vabbè, niente, sono circondati da zombie. Ok, beh, si incontreranno alla stazione. Nulla di che. E fuggiamo, via, ragazzi. Allora, raga, diciamo che sono alla stazione. Io il gioco lo giocherò fondamentalmente in speedrun. Nonostante comunque io non abbia giocato praticamente solo alla demo. Quindi non so il gioco. Poi non ho giocato manco per Resident Evil 2 originale perché ero troppo piccolo quando è uscito. Forse non ero ancora nato. E quindi non so, ragazzi. Vedremo un po'. Vedremo. Non so se lo porterò tutto, ragazzi. Non credo. Io la butto lì. E vedo il video va bene. Cioè, fa views, fa like, commenti. Quindi vi piace. Lo porto, ragazzi. Altrimenti, no. In questo cercheremo di fare più cose possibili e di fare più tagli possibili in modo da riuscire a farvi rientrare tante tante cosette. Vabbè, raga, questa è la stazione di polizia. Bonsoir. Ok, statua, solite cose. Va bene, macchina da scrivere. Munizioni, bello. Ok. Ricarichiamo subito il computer. Questa me ne ricordo, vabbè, dalla demo ste cose. Macchina da scrivere per salvare. Ok, perfetto.
Magari lo mettiamo dopo. Cioè, salviamo dopo. Qui sta la cassa. Ok. E lì sta il computer. Questa è la mappa. Abbiamo visto dal computer che dobbiamo andare a salvare qualche tizio. Che sta per essere mangiato. E che tipo ha un taccuino sulla quale ci sono delle risposte. E dove dobbiamo andare, ragazzi? L'unica zona accessibile è questo cancello su cui sta scritto tenersi fuori. Cioè, sta scritto non andare. Cioè, no. Sta scritto no. Noi sì. Allora, constatato che Leon ha istituti suicidi. Vediamo un po' di. Cioè. Perché? Cioè, Leon. Perché? Ok, permesso, buonasera. Cesso, buonasera. Qua lo zoom mi piace sicuro, dai, dai, dai. No, niente. Sono gente che non sa scaricare. Posso scaricare, serio? Ah, first aid spray. Serio, spray, 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 scusate, ragazzi. Sì, il pre-medico, ragazzi. Bella, zoom che si rialzeranno tra poco. Open up. Ah, sì, arriva, arriva, arriva. Arrivo, arrivo. Ok, c'è un tizio qui dietro. Sì, vabbè, questo lo ricordo dalla demo. Ah, ragazzi, questa ce l'ho presente. Questa è divertente. Ah, ma non credo ve la posso far vedere. Quindi, sì, qui ci sono altri unicorni che fatti in due, diciamo, fanno pure uscire arcobaleni. Ok, qui abbiamo ottenuto il suo taccuino, il taccuino di questo tizio in cui appunto ci dà dei consigli su come fare alcuni enigmi. Questo è il nostro unicorno che sputa arcobaleni. E qui dobbiamo aprire la porta. No, questo me lo ricordo, Cristo, no, no, no. Madonna, io lo sapevo. Me lo ricordavo dalla demo. Cos'è da speedrun? Cos'è da speedrun? No, normale, normale, voglio fare una cosa. Ok, via, 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 via. Apri. Ok, dobbiamo tornare dietro. E ci stiamo inventando inseguiti da zombie. Però, ragazzi, fondamentalmente, cioè, una cosa non mi spaventa troppo perché avendo fatto vari speedrun nel corso degli anni, cioè, ormai porca di quella miseria. Scherzavo, scherzavo, annullare, annullare, annullare. No, ragazzi, è un buio. Ok, fuggi, Leon. Fuggi, fuggi. Quanti sono? Vabbè, dietro ne ho un paio, però è meglio fuggire. Ok, dai, dai, dai. Dai. Leon, tu fai la fine di quel tizio di. Raga, però, il tizio di prima, così era quasi morto. Infatti, sì. C'è un problema. Tizio che. Ok, c'è un tizio che ci salva. Perfetto. Ti sarò per sempre riconoscente, tizio che si sta per trasformare. Anche se non so se si trasforma, ragazzi. Perché credo sia stato morso, sparato, non ho idea. Ok, abbiamo avuto il Combat Knife che ci può essere utile sia da utilizzare proprio sia per evitare eventuali danni, o meglio, per utilizzarlo quando ci attaccano dei nemici. Come arma secondaria. E nel frattempo che i nostri personaggi soffrono proprio tanto. Cioè, guarda la faccia del tiro. Cioè, sta proprio di. Te prego, ammazzami. Però non posso. Leon non è che sta messo meglio, ragazzi. Mal di pancia. Di cazzo da patta, ragazzi. Non vi schiedi iscritti al canale. Iscrivetevi, attivate la campanellina. Altrimenti perderete i prossimi video di Fortnite e Resident Evil. Ragazzi, se volete seguirmi su Instagram, link in descrizione. Posso cercare. Ci saranno FortuGamer. Mi trovate sicuramente. Ragazzi, ci becchiamo alla prossima. Se questo video va bene con Resident Evil 2. Altrimenti con Fortnite. Ciao.